eccoci qua, è rimasto con noi Matteo Richetti, portavoce della segreteria nazionale del PD, uno dei volti più conosciuti del Partito Democratico di Matteo Renzi. Allora, noi finiremo questa intervista con dei sondaggi che naturalmente ha fatto Nando Pagnoncelli. Come li vive questi sondaggi che appaiono sempre sui giornali? Nessuno vi dà fortissimi, no? Vi danno tra il 23 e il 23%. Voi siete un partito che ha dato speranze al 40% degli italiani alle ultime europee. Cos'è successo in mezzo? Sono successe tante cose. Intanto guai impiegare questo tempo di campagna elettorale, di proposte, di progetto a commentare, a osservare sondaggi. I sondaggi vanno cambiati con un lavoro ed un impegno costante. Poi c'è in mezzo una stagione di governo. Poi ci sono in mezzo degli errori, probabilmente, in cui mentre cercavi di cambiare il paese devi essere sempre sicuro di avercelo per mano, di avercelo con te, che fosse un cambiamento condiviso. E poi c'è un utilizzo improprio di legge elettorale in questo momento, nel senso che anche nei sondaggi a cui fa riferimento lei non c'è nessun partito di centrodestra più forte del PD, eppure il centrodestra è dato in quei sondaggi come potenziale vincitore, perché hanno costruito un'alleanza tutta tesa a vincere, senza nessun elemento in comune, ormai lo ammettono anche loro. È un po' come se Renzi e Di Maio si fossero messi d'accordo dicendo andiamo insieme alle elezioni, con due candidati premier, per il PD Renzi, per 5 Stelle, con due programmi diversi, l'importante è battere gli altri, però, così è un po' tanto. Però c'è un aspetto anche di quello che dice... Forse c'è un aspetto anche di quegli errori di cui parlano, perché questa legge in fondo l'avete voluta fortemente voi, no? Questa si chiama il Rosatellum, Rosato è il vostro capogruppo al Partito Democratico, e premia la capacità di unire. Questo forse è il maggior difetto che ha Matteo Renzi, non l'incapacità di unire, o no? Io non considero però questa legge elettorale un errore. C'era addirittura Floris qualcuno che voleva il ritorno al Mattarellum, cioè che prevede, a parti invertite, due terzi di maggioritario, quindi più peso ai collegi, e solo un terzo, addirittura era un quarto. In effetti allora, non è un errore, diciamo, se si considera egoisticamente. No? Il PD, in fondo, fa una legge elettorale che premia la capacità di unire. Che insomma, Matteo Renzi di capacità ne ha tante, ma quella di unire non mi sembra proprio, no? Però devo dire che Matteo Renzi e noi con lui, in questo caso, abbiamo dato vita ad una coalizione che secondo me ha il grande pregio. Io spero anche di vincere le elezioni, ma certamente il secondo dopo di essere in grado di governare insieme. Non c'è tema. Lavoro, Europa, ambiente, economia, sui quali Renzi, Bonino, Lorenzin e la lista insieme, la lista di ispirazione olivista, abbia un elemento di distonia. Ripeto, qui io però confido anche molto negli elettori. Oggi Maurizio Lupi, che è la cosiddetta quarta gamba, dice ma che flat tax, qui servono tre aliquote. Per cui, Floris, siamo già a tre proposte diverse. Sì. Flat tax al 15, flat tax al 23, nessuna flat tax, aliquota vecchio stampo. Ora, un elettore, certo, può tentare di far vincere la sua coalizione, ma sa benissimo che nel momento in cui vota centrodestra, lì non c'è un'opzione di governo unitaria. C'è una domanda che nessuno fa mai a Berlusconi. E io spero, se a lei capiterà, le affido solo questa prendo richiesta. Prendo volentieri il suggerimento. Chiediamo a Berlusconi, nel momento in cui il primo partito della coalizione fosse la Lega e aveste i numeri da soli come centrodestra di governare il paese, lei è pronto a sostenere un governo a presidenza Salvini? Sa cosa le risponde Berlusconi? Non succederà. No, non credo che questo succederà mai, perché Forza Italia... No, questo non vale. Non si costruisce la coalizione su basi che poi sono sostenibili. Lei dice delle cose giuste, perché è vero, loro stessi quando presentano il loro programma nelle differenze dicono date più potere a me, così l'ha fatto Salvini da noi, magari lo farà Berlusconi se verrà mai. Però c'è un filo più sottile, forse, che si vota, diciamo, un'idea. L'idea di Silvio Berlusconi è che alla fine riesce a mettere insieme le cose. L'idea dei 5 Stelle che comunque porteranno un cambiamento. C'è come se si respirasse, però mi dica lei se anche lei avverte questo, un sentimento come a dire, io a Renzi l'opportunità gliel'ho data, hanno governato, hanno fatto pure un referendum, avevano detto che se lo perdevano se ne andavano, adesso non è più il momento loro. Lei sente, avverte questo sentimento di fondo che quindi va oltre tutte le contraddizioni che lei giustamente sottolineava nel centrodestra. Riconosce però che in questo ragionamento che io sento
c'è quasi un filo di ossessione rispetto a sto Matteo Renzi. Che perché ci dovrebbe essere... Che si diceva una volta su Berlusconi, no? In fondo so. Ci sono questi elementi che personalizzano, è un Io dato dico di fatto. Solo che qualcheduno comincia anche a dire, beh, insomma, stiamo da vedere che l'economia va meglio. Recuperiamo 10 miliardi di evasione fiscale in più. Questo Gentiloni in Europa mi pare che dia una credibilità e una forza e insieme alla sua squadra già di governo. Già hai messo un elemento nuovo, no? Questo no, di Gentiloni. Però è un po' che il Partito Democratico ragiona della squadra di governo che proporrà al Paese, agli italiani, laddove vincessimo le elezioni. È un po' che il Partito Democratico insieme a Renzi ci mette Gentiloni, Minniti, Del Rio, Franceschini. Ora, io credo che gli italiani faranno una valutazione circa le proposte e anche il profilo di governo. Prima sentivo, insomma, che c'era un ragionamento di prospettiva dei 5 Stelle, chissà cosa farà Di Battista. Insomma, è una squadra di governo da confrontare con quella che mette in campo il PD. È una proposta evidentemente diversa. Io sono anche convinto che le improvvisazioni non facciano bene a questo paese. Io ricordo una cosa. C'è una cosa che fa gola al mondo e sono i risparmi degli italiani. Io non metto in condizione di incertezza l'economia e la finanza di questo paese. E credo che questo elemento farà la differenza durante questa campagna elettorale. Qual è l'avversario più pericoloso che lei ritiene di avere, per il paese naturalmente, non per voi, il centrodestra e Silvio Berlusconi o il Movimento 5 Stelle? Ma io li trovo in sintonia quasi su tutto, cioè nel senso che io penso che il nostro grande avversario sia questa semplificazione imbarazzante, questa che molti definiscono secondo me sommariamente populismo. Oggi il presidente Berlusconi ha detto cose anche molto imprecise, inesatte, ha parlato di 1.000 lire invece che 1.000 euro, ha fatto confusione. Io sono molto preoccupato, ma stiamo parlando del governo del nostro paese, non scomodo la questione rimborsopoli. Non scomodo il giudizio, che non compete a me, del comportamento degli altri. Però Floris, quando uno per 5 anni si alza in Parlamento e mi grida in faccia io sono onesto e scopro che le cose che ha fatto le ha fatte per finta, beh io non mi fido più, Io il paese in mano non glielo do a chi dice agli italiani questo è il mio comportamento e poi non lo è. E allora, alla fine credo che il nostro grande avversario sia questo, sia chi raccoglie la sfida, anche impopolare, perché qui, quando vengo in questo studio, discutiamo e vengo incalzato di pensione, di Fornero, di lavoro, di insufficienza anche a volte di risposte. Ma governare questa cosa qui, la concretezza anche dei limiti della politica. Troppo facile venire a dire, affidatevi a me, si sono mangiati il paese, adesso arriva la politica sana. La politica sana è quella che dice la verità, senta, lei che ha si ragione. Impegna e dà risposte. Non lei ha ragione. Però riavvolgiamo il nastro. Ritorniamo a quando al governo c'era Enrico Letta che diceva quello che dice lei e Matteo Renzi che diceva quello che lei ora accusa di voler dire ai 5 Stelle. Si ricorda? Serve la rottamazione, avete perso tempo, adesso ci sarà un cambiamento, serve un'accelerazione, la rottamazione, no? Tutti caduti, si ricorda la riforma, la riforma costituzionale? Da 3 senatori, 1-2 morto, 1-2 morto. Questa semplificazione, questa accelerazione che lei dice erroneamente viene definita populista da molti, non è che un po' l'avete fatta anche voi? Però si ricorda proprio all'avvio di quell'anno di governo Letta una delle personalità della politica più rispettabili di questo paese, virgola. Ad esempio la riforma della Costituzione che ci si impelagò nella modifica del 138, cioè la velocità e l'incisività dell'azione di quel governo era insufficiente per la situazione economica e sociale di allora. Però non è che poi l'accelerazione sulle riforme istituzionali abbia portato a risultati. Siamo arrivati a 6 letture, il referendum e l'abbiamo perso. L'avete perso, vero? Io le faccio una domanda, saremmo mai arrivati al punto di proporre agli italiani che hanno respinto quella proposta la modifica della Costituzione con la velocità di crociera che avevamo in quel primo anno di governo? Le direbbe uno di loro, l'avremmo fatta passare. No, io sono convinto che io capisco che il tiro al bersaglio a Renzi è lo sport più facile, non lo dico che lo stiamo facendo. No, infatti è proprio un'analisi del linguaggio che credo ha fatto dell'accelerazione della semplificazione. La decisione che Matteo Renzi ha avuto sul cambio di agenda anche a livello europeo, sulla
sull'imprimere velocità, riforma del mercato del lavoro, della pubblica amministrazione, della scuola, anche le cose che hanno fatto discutere, ma questo paese sarebbe rimasto immobile senza la determinazione di Renzi. Io di questo sono convinto e lei sa che sono uno di quelli che... No, lei è uno di quelli che si è lamentato, no, della... Allora, gli errori del passato, il referendum l'abbiamo detto, dice almeno siamo arrivati sul punto di, dice lei, le banche è stato un problema, aver vissuto non tanto i fatti, perché più volte avete detto, anche a ragione, che Banca Etruria è stato un caso minuscolo davanti al grande problema delle banche. Però la gestione ha messo in luce forse un mondo, un ambiente che gli italiani non credevano essere quello che si è mostrato. No? Siano arrivati i giovani rottamatori e scopriamo invece un mondo in cui c'è il padre, il figlio, l'amico, il cognato, il cugino, un mondo che è stato poi detto il giglio magico, un mondo di provincia, che gestisce cose molto importanti. In quello cosa è mancato nel PD? Non lo so se questo e anche questa discussione nell'opinione pubblica ha prodotto quel sentimento di delusione o di disattesa delle speranze che si erano creati. So che si è creata una situazione nella quale, senza elementi di illecito, senza elementi di conflitto reale e soprattutto non discutendo mai del vero grande problema, cioè che nel 2012, quando i controlli sulle banche passano dalla Banca d'Italia alla BCE, si aprono in tutta Italia problemi enormi di tenuta del sistema del credito, non si è mai parlato del fatto che quello si è risolto ed affrontato e c'è stato un occhio di bue sui singoli casi personali, da quello riguardante... Beh, il dato politico però, forse, no? Ma il dato politico, il dato politico che noi è che il rinnovamento banche... si risolvesse invece in una gestione amicale o addirittura parentale del potere. Beh, insomma... Quello è un dato che, diciamo, non annulla e non diciamo, è una cosa molto diversa da quella che dice lei, che pure è vera, no? Però è emersa, in qualche modo ha colorato la vostra gestione del potere, o no? A volte però mi chiedo, ma come è potuto passare in secondo piano che proprio su banche in cui ci poteva essere un atteggiamento di benevolenza c'è stato commissariamento, sanzione, senza nessuna esclusione di colpi dal punto di vista politico? Il commissariamento è Banca Italia, no? Voi non potevate dire sì, di capito, no. Diciamo. Ma il governo non c'è mai stato un atto del governo figlio di un atteggiamento di sudditanza psicologica, di relazione amicale. Questo è il punto. E io che sono una persona che vive e cresce nel suo territorio, sa che la partita delle banche era una partita delicatissima. L'operazione che abbiamo fatto su MPS è un'operazione enorme per mettere in sicurezza quel sistema, i conti correnti, che ci avevano lasciato assolutamente pieno di buchi. Mi dica come vi muovete da ora in poi. Allora, il tratto centrale del vostro programma economico, che poi è quello che più fa l'identità del partito in questo momento. Pragmatismo, concretezza, cose possibili, 35 miliardi di costo complessivo di questo programma di governo, 35 miliardi sono molto meno di ciò che si è speso in 3 anni di questa legislatura, se ci pensiamo. E soprattutto... Perché Perotti dice anche loro alla fine ne vanno a spendere 52 e non mi dicono come. No, oggi c'è il Tommaso Nannicini, che è responsabile del programma, che risponde a 3 eccezioni. La prima, la rimodulazione delle politiche di sostegno alla famiglia. Noi sulle famiglie abbiamo fatto cose secondo me importanti. Penso al fatto che sotto i 13.000 euro di ISEE non si paga più la retta universitaria. Penso al sostegno che hai dato nel momento in cui elimini la tassazione sulla casa. Penso a quello che hai fatto sulla non autosufficienza, sulla 14ª pensionati. Questo ti dà la credibilità di dire riformuliamo il sistema di assegno e detrazioni e diamo un maggiore sostegno, 240 euro per ogni figlio. Quali togliete delle detrazioni? Oggi chi ha un figlio riceve la detrazione per il figlio a carico e l'assegno familiare se è in una fascia di reddito che ne ha diritto. Noi riconduciamo tutto a un unico strumento, che è un assegno che raccoglie i primi 2 e li aumenta sostanzialmente di 80 euro. E come euro. Fate a aumentarli? Da dove li prendete i soldi per aumentarli? Sono 9,1 miliardi di euro di aumento, che è tutto coperto dal tendenziale di rapporto debito-PIL portato al 100%. Oggi è il 130, il Fiscal Compact ci chiede il 60. Noi diciamo realisticamente a 100, con questa inflazione e questa crescita, si copre. E questa è una misura credibile, anche perché in parte è ristrutturazione della spesa che oggi hai. Sa che 10 anni 100% è lo stesso progetto dei 5 Stelle, quindi sono credibili quando... Ma considerato che il loro reddito di cittadinanza, mi pare, gli stessi esperti a cui fa riferimento lei, lo fanno costare 4 volte tante, ho qualche dubbio? Anche perché noi invece... c'è tutta una ricetta di risposta attraverso il lavoro che è teso a
far costare meno in via strutturale, senza bonus, il lavoro stabile. Dal 33 al 29%, 4 punti in 4 anni. Misura credibile. E poi c'è un punto. Noi in questa legislatura ci siamo occupati della quantità di lavoro, cioè dei posti. Bisogna preoccuparsi della qualità del lavoro, perché se quel lavoro è pagato 3 euro all'ora o se è dentro ad un contratto pirata, questo non può andare bene. Qua c'è il tema, ha sentito Bersani prima, no? Uno dei temi che proprio vi ha scollato dalla sinistra tradizionale o dai vostri compagni di Liberi Uguali, il tema dell'articolo 18 del Job Act. Lei rivendica quello che è stato fatto sul mercato del lavoro o dice, beh, forse certo l'abbiamo, una delle critiche più forti è che le avete talmente sponsorizzato con un aiuto alle imprese, con gli sgravi, che alla fine si confondono i risultati del Job Act con quelli che sono stati i risultati degli sgravi alle imprese? Durante questa trasmissione abbiamo guardato un servizio sulla Danimarca che parlava, sì, di pensioni. Siamo secondi solo alla Danimarca oggi, per fortuna, rispetto al sostegno di chi perde il posto del lavoro. Prima erano 12 mesi con una percentuale irrisoria, l'abbiamo portato a 24 mesi fino a 1.200 euro al mese. In più facciamo la discole, cioè l'abbiamo già fatta, l'indennità di disoccupazione per i cosiddetti atipici, borsisti. Insomma, io credo che nel Jobs Act ci siano anche tanti elementi di garanzie, oltre ad aver cancellato il lavoro interinale, il lavoro in affitto, il lavoro a chiamata. Mi disturba solo l'etimologia di queste forme di lavoro, oltre che la loro precarietà. Io credo che la rottura con l'EU sia un dato molto grave, perché in tutti i collegi in cui noi rischiamo di perdere per pochi punti in percentuale, io non evoco il voto utile. Votate chi ritenete più credibile, ma quando la partita si fa tra populismi e intolleranze versus il baluardo della democrazia che è il PD, beh, allora il vostro voto è fondamentale. E il fatto che l'EU sia un elemento di rottura in questa dinamica a me dispiace molto. Matteo Righetti, grazie per essere stato con noi. Grazie. Buon lavoro, in bocca al lupo.